E vabbè, allora, da una mamma all'altra, adesso passano gli alpini di Cantore. Noi alpini abbiamo un curioso modo di riferirci ai nostri fratelli che non sono più a questo mondo. Al massimo diciamo che sono andati avanti, ma a quelli che vogliamo bene diciamo che sono nel paradiso di Cantore, perché il paradiso del generale Cantore è il paradiso degli alpini. E perché Genova, che è la terra di Cantore e che è terra di reclutamento alpino da sempre, se è vero come è vero che 50 anni fa mi hanno fatto fare, mi hanno fatto alpino comunque, Genova è una delle capitali dell'alpinità in Italia. Genova è la città di Cantore. Genova è la città che ha dato i natali a importantissime figure del nostro esercito. Abbiamo avuto comandanti genovesi che si sono coperti di gloria. E a Genova abbiamo una presenza sul territorio che è particolarmente gradita e gradevole, proprio perché Genova è una città di mare. Comunque la sezione degli alpini di Genova rappresenta il punto di riferimento più importante. Genova è una città che non può non essere alpina. Genova, pur essendo un porto, essendo un capoluogo di mare, ha una corona di montagne che la cinge e ha intere generazioni di cittadini che sono cresciuti nelle montagne immediatamente a ridosso del mare. Genova ha una comunità montana di gente che vive lontano dal mare che è quantomeno pari a quella di chi vive sulle sponde. E la sezione di Genova, con i suoi gruppi sparsi nell'entroterra che va verso l'interno, Genova così provata negli anni, sempre, da quando eravamo giovani, e nel 1970 andammo per la prima volta a spalare e io vidi i primi alpini spalare a Marassi e tirare fuori il fango, e l'anno dopo andai con loro in Friuli. Era cominciato tutto lì a Genova. E Genova di alluvioni ne ha viste 20, 25, ogni volta che piove. E non bastasse, ci è cascato anche il ponte. Eppure Genova è rimasta una città di gente che si tira sulle maniche, anche perché quello che puoi fare da solo non costa, quindi è meglio, nel dubbio, me lo faccio da solo, non chiedo niente a nessuno. È che a furia di non chiederlo a nessuno, gli alpini lo fanno tutti assieme. E quello che fa strano è che gli alpini di Genova, come tutti gli alpini d'Italia, non chiedono niente in cambio. Allora, vogliamo spiegarglielo che la vera caratteristica del genovese è la generosità? Glielo vogliamo dire che i genovesi sono generosi e che gli alpini genovesi lo sono anche tanto e che i luoghi comuni a noi ci fanno un baffo? E che noi che siamo nati al mare siamo nati alpini, siamo stati alpini, eravamo alpini per scelta dei nostri padri, eravamo alpini dentro, e nessuno come noi sa quanto sia vero che il peso dello zaino ci ha insegnato a vivere. Ma quando vi chiedete il perché di questa amicizia, di questa solidarietà, ma fate una riflessione banale: ma signori, ma questa gente che quando era naia in montagna non dormiva, non mangiava e non beveva assieme, ci aveva freddo assieme, stava al freddo assieme, ci aveva mal di gambe assieme, come fanno a non essere amici? È vero o no? È vero o no che stare insieme fa diventare amici? È vero o no che fare bene agli altri fa sentire più ricchi che le palanche in tasca? O no? Fare quello che facciamo noi gratis, che per un genovese sembra una parolaccia, no? E invece lo facciamo gratis e ci riempie le tasche più delle palanche, o no? Oh, meno male, va.
Lo so che non lo dite forte perché avete paura che poi qualcuno venga a chiedervi qualcosa, ma non è così, fidatevi, siete tra alpini, siamo tra alpini e per di più tra alpini genovesi, quindi di meglio c'è poco, molto poco. Che non mi sentano gli spezzini, ovviamente.